cielo è uno. Summer Edition, lo show di Telebari e Radio Bari. A presentare questa serata lui, lo showman eletto il più sexy del 2024 dalla rivista La Bellezza Non È Tutto, con la motivazione quello stava, il sogno proibito delle casalinghe di Trepuzzi, la Landelon del circolo del 37 di Morciano di Leuca, il portatore sano di sex appeal che non ha mai contagiato nessuno, incluso se stesso. Sto parlando dell'unico, poliedrico, polistrumentista, polifunzionale, poliglotta, polivalente e anche pole dance, Renato Ciardo! Ciao Acquaviva! Sto qua, ehi! Ciao! Ciao Acquaviva! Come state? Madonna, mi ha già bacio. Come state? Tutto bene? Silvia, scusa, sono venuto qua con la signora. Signora, fatti vedere. Che mi sta... Un applauso alla signora! Come si chiama, signora? Maddalena, ah, come la nostra Maddalena Mazzitelli, che siccome non c'è, stai tu. Sono Maddalena, femmina guerriera. Allora Silvia, io diciamo che ho deciso che la faccio di qua. No, vedi di scendere per piacere, no, che questo palco aspetta a te. A parte il fatto che la signora Maddalena mi ha offerto un calzone di cipolla che, mamma mia. Quindi ucciderai. Erano 20 anni che non lo mangiavo così, complimenti Maddalena. Mi ha lasciato un pezzo, ecco, che devo portare poi a casa per i bambini. Va bene. Però mi sa che me lo mangi strada facendo. Non avevo dubbi. Bene, allora, benvenuti a questa ennesima edizione. Puoi del scendere? Del Canta... No, Silvia, sto bene. No, qua. Scendi, al dai. Fresco, venite con i fari in faccia. Anzi, togli. Andrea, toglimi questo faro, per favore, che stavo meglio senza prima. Lì. Andrea, non dargli retta. No, sto bene qua. Che faccio, scendo? Il sindaco ha detto no. Cominciamo benissimo. Ciao Maddalena, oh, ci vediamo. Complimenti per il calzone. Io non ci credo che sta accadendo tutto questo. Che scherzi te lo faccio sapere. Va bene. No, che scherzi, ci ho mangiato veramente prima. Lì vede la luce, stiamo parlando con la signora. Ci vediamo. Ciao, grazie, buona serata. Allora, signori, aspettiamo che Renato scenda per dare il via a questo show, che è una sorta di talent, vero Renato? Sì, è un talent. Buonasera, ciao, buonasera, buonasera a tutti, salve, buonasera, come siete belli, ciao, ehi, ciao, come stai? Sindaco, buonasera, lei chi è? Fratello del sindaco? Faccio sempre una fila. Non facciamo gaffe, Renato. Vice sindaco, tu chi sei? Il cognato del sindaco, lei chi è, la moglie? No, lei è... Cittadini, ok. Allora, eccoci qua, che bello! Fatevi un applauso, siete bellissimi! Oltre me. Allora, buonasera. Allora, io innanzitutto volevo salutare i miei compagni di viaggio, se così si può dire. Silvia De Sandi, autrice. Grazie. Paolo Gentile. Luigi. Paolo Gentile, Tiziano Connella. Siamo tutti staff Telebari, ecco. Non ti fa caldo? Con un botto di pelle. C'è Dick Sigraf, Ustin, però fino a un certo punto. Poi volevo salutare Telebari, Radio Bari. Facciamo un applauso. Ma siete vivi, sì. Dategli uno schiaffo morale. Fate sentire un applauso di Acquaviva, su! Che mi avevano detto che stavano così, però non pensavo. Dunque, Michele Didone alla regia, applauso. Lo staff di Password, We Go Movie e la nostra direttrice responsabile, appunto, Maddalena Mazzitelli. Maddalena c'è? Non c'è Maddalena. Vabbè, basta che sta la signora, che comunque ha lo stesso nome, che però non si chiama Maddalena Mazzitelli. Quindi salutiamo sia Maddalena Mazzitelli che tutta la famiglia Mazzitelli. Salutiamo i nostri sponsor, ecco. Supermercati Doc e Famila.
E poi un ringraziamento speciale va a Tecna Group. Facciamo un applauso anche a Tecna Group. Buonasera, lui, lei chi è, il signor Tecna? Cieco. Buonasera. Non lei è il signor Tecna. Come mai è arrivato adesso? Ora ti sei sbrigato. Allora. Va bene, comunque siamo qui stasera per partecipare alla festa patronale di Acquaviva delle Fonti. E la torta sta? No, ma ho visto che ti hanno dato un bel calzone di cipolle. L'assessore, dove sta l'assessore? Si è premunita, grazie. Grazie, mi ha lasciato una busta veramente con la pizza. Tu piuttosto hai fatto calzone. Hai fatto il regalo? A chi? Ad Acquaviva? Eccomi. Più regalo di corso. Vuoi mettere, mo? Proprio da scartare sto regalo, Da scartare, no, è già scartato. Nei minimi. Va bene. Allora, vogliamo spiegare, ecco, Silvia, che cosa vuol dire Canta Tour, ecco. Summer Edition? Signora, Summer Edition è facile. Aspetta, fammi chiedere alla signora. Signora, lei sa inglese? Sa parlare inglese? Signora, sto parlando con te. No. Non mi permetterei mai con l'assessore. Con la signora con la camicia. Sa parlare inglese? Che vuol dire summer? Estate. Estate. Edition? Edizione, brava la signora, quindi siete intelligenti pure e qua. E il cantatour invece puoi spiegarlo tu. Il cantatour praticamente non è altro che una sorta, se così vogliamo dire, di... karaoke corrida, di, ecco. Di mishk, di karaoke con la corrida, quindi sappiamo, anzi non so se lo sapete anche voi, che i veri protagonisti della serata sarete voi. Quindi io innanzitutto... sto per scendere per scegliere la giuria, perché vi dico che la giuria sarà formata, una delle due giurie, da tre di voi. Che sto per scegliere? Così è, molto frisce mangio. Vieni qua. No, vieni, borsa e tutto, vieni. Porta la borsa, ok. Facciamo... un applauso già alla prima giurata, prego, accomodati, tu vuoi mettere, metti qua, ok, la prima giurata l'abbiamo sfrangiata, adesso vediamo chi altro può venire, io sceglierei un maschietto adesso, guarda, si mettono tutti come... Sono terrorizzati dal tuo incedere. No, Silvia, quando si andava a scuola, ti ricordi che c'era il giorno in cui c'era il professore che doveva... interrogare e tutto qua sotto al tavolo. Buonasera signora, ciao, complimenti per la maglietta. Tu non puoi venire perché c'è lo sponsor sulla maglietta. Vediamo chi può venire. E quel signore con i capelli bianchi, la barba bianca, non può venire. Silvia, sono tutti i capelli bianchi, sì, cioè. Sono venuto in una clinica, in una RSA. No, c'è qualche giovane, diciamo, che però... Buonasera. Vuoi venire tu? E vieni, dai. Applauso al signore che spontaneamente ha preso l'iniziativa. Non l'hai costretto, vero? No, ma per niente proprio. Ha preso l'iniziativa di partecipare come giurato. Prego, si può mettere in mezzo. Grazie. Io adesso sceglierei un'altra donna, un'altra... Buonasera, ciao, da dove vieni? Da Acquaviva, pensavo venissi dall'India, sembri un'indiana, vuoi venire tu? Dai, vieni, non sei brava, perché chi ti sono brava? Vabbè. Ma è un compito semplicissimo. Deve solo dare dei voti. Sì, vieni, un compito semplicissimo, vieni, accomodati, prego, ok. Ti puoi sedere qua, aspetta che tolgo il microfono, ecco qua, prego, ciao, buonasera, ma sicuro che vieni da qua? Aspetta, fammi accendere il microfono, Silvia, io vado già. Prego, fai. Come ti chiami? Sono di Gioia del Colle, però vivo ad Acquaviva, mi chiamo Stefania. No, ma io pensavo venissi dall'estero, no. Cioè, sembrava un'indiana, invece non sei di qua. Come ti chiami? Stefania. Che fai nella vita? Insegno francese. Ah, vedi che c'aveva qualcosa di straniero. Sei fidanzata? Sì.
sì. Sì. Sposata con mio marito, si chiama Claudio ed è il vice sindaco. No. La prima gaffa l'abbiamo fatta, benissimo. No, non è nessuna gaffa. Da quanto tempo siete sposati? Da 2011. Quindi non mi ricordo quanti anni sono, non sono brava. Figli avete? Sì, sì. Sì, pure. Ho un figlio, sì. Va bene, ok, puoi tornare a posto. Ma no, no perché? No, che mi hanno detto. Stay un, che. Pazienza, no, per chi me l'ha detto. Allora, hai fatto mai la giurata in vita tua? No, la giurata no. E giura? Giuro. Giura. Senti, c'è un cantante che ti piace, un gruppo musicale? Ah, sì, mi piacciono i Coldplay. I Coldplay, sì. Però quelli si ascoltano d'inverno. No, li ascolto sempre. Madonna, Coldplay, si sì, vede che la moglie del vice sindaco. Senti, sì. È un cantante di qua invece, di Acquaviva? Di Acquaviva, no, non conosco. No, dico di qua, di Roma, Milano, che vabbè, ne so. Vabbè, mi piace Venditti, Zucchero. Venditti? Sì, sì. Nonostante quello che ha combinato la settimana. Scusa, Renato, mi fai sentire come ha commentato Venditti la sua figuraccia? Grazie! Okay, va bene, Venditti. Allora, passiamo alla signora. Scusa se vi passo da dietro. Buonasera. Ciao, come ti chiami? Ciao. Angela. Angela, da dove vieni? Da Bari. Ah, oh, da Bari ad Acquaviva! Sì, in come trasferta! Come sei venuta qua? Col treno? No, mi ha accompagnato mio figlio. Tuo figlio? Sì. Dall'accento non si direbbe che di Bari, forse di Palermo. Sei sposata? Vabbè. Sì. Sì, si è sposato. Figli? Vabbè, tuo figlio ti ha accompagnato qua? Sì, e un'altra. Ah, tu hai fatto due volte nella vita tua. Infatti. Senti, c'è un cantante che ti piace? Sì. Chi è? Adriano Celentano. Ah, uè, un cantante serio, diciamo, no? Come che Coldplay e... Renato, non maltrattare i giurati, per no, cortesia. No, io scherzo, vabbè, perché sennò avreste chiamato qua uno che fa il geometra magari nella vita. Ciao, tu invece come Ciao. Ti chiami? Dionisio. Chi? Dionisio. No, Dionisio il nome, è un nome. Il nome. Sì? Dionisio. Dionisio. Nome. No, pensavo fosse il una cognome Fortunato. Dionisio. Il cognome Fortunato, il nome Dionisio. Ho capito. Sei sposato? Sì, sono sposato. Sta qua tua moglie? Sì, sta mia moglie. Come si chiama? Sabato Pazienza. Cioè, lei si chiama Dionisio Fortunato e sua moglie Sabato Pazienza. Non si immaginare i figli come si chiamano. Cioè, i figli? Sì, sì, non si fa mancare niente. Ecco, come li avete chiamati? Come si chiama? Uno Leopoldo e l'altro Giorgio. Beh, Giorgio si salva. Leopoldo. Leopoldo, mi dai di un che zompa. La Leopolda. Leopoldo, ho capito. Che fai nella vita? Io sono pensionato. E prima quando eri in vita che facevi? Ex infermiere professionale. Ex infermiere, ho capito. Da quanto tempo sei in pensione? Dal 2006. Mo, ma c'ho un naso all'Inps. Sì, ma sono avuto 18 anni di pensione. Ma fatto boom, dai. Senti, hai fatto mai il giurato? No, mai. E giuro? Te lo giuro. C'è un cantante che ti piace? Sì. Chi è? Quello della Celentano. No, Celentano. Non si copia. Celentano. Non si copia. Celentano. Ci vuoi cantare una canzone di Adriano Celentano? No. Tipo, io non so no. parlare d'amore. Sì, ma non c'ho la voce adatta. Beh, fatela venire. No, c'ho mal di gola, no. Va bene, c'è mal di gola. È giusta la sera, mal di gola. Va bene, i giurati li abbiamo così. Facciamo un applauso. Il alla primo nostra giuria! Giurati. La seconda giuria. Siamo noi. Siete voi. Siamo quindi noi. Silvia. Sì. Lo staff di Telebari e Radio Bari. Silvia, Tiziano e Paolo. Però il c'è mio una terza, giudizio, terza esatto. barra seconda giuria che siete voi. Quindi, se il cantante che io sceglierò sempre tra di voi dovesse non valere niente, io direi di far partire un applauso così, un po' timido, perché giustamente se non vale niente va fatto un applauso. Volevo fare una piccola prova. Allora, se il cantante tipo lui, com'è che ti chiama?
Dionisio, vabbè. Giuseppe. Dionisio. Non devo scrivere, che ho una memoria pessima. Quindi Silvia, poi suggeriscimi tu. Se Dionisio dovesse, che ne so, cantare così così, fate sentire un applauso. Bravi. Se invece Angela, vedi come mi ricordo, perché giustamente c'è un nome normale. Ma perché? No, no. Se Angela invece dovesse cantare un po' meglio di Dionisio, fate sentire l'applauso. Se invece Stefania, ma mi viene in mente, come si chiama quella di quel cartone animato? Come posso io capire l'universo? No, dei... Pocahontas, c'è stato ecco. Uno che, mi sa che il marito ha detto Pocahontas. Sicuro. Se il marito, cioè se il marito, se Pocahontas invece dovesse cantare e dovesse essere bravissima, oh, vedi. E questo applauso condizionerà il mio voto per chiudere, insomma. Bravissima. Ok. Grazie. Vogliamo partire, Silvia? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Abbiamo un primo brano veramente bello. Vorremmo ed è dedicato a una stagione che si sta chiudendo. Mm. Vediamo se ci arrivate voi al titolo. Simona di Sluglio. L'hanno indovinata, eh? L'hanno indovinata. Allora, chi vuol venire a cantare il primo brano? Il signore? Prego! Alzate la mano. Prego, venga. Venga. Facciamo l'applauso al primo impavido concorrente del Cantatour Summer Edition ad Acquaviva! Vai, vai, bel veloci piedi! Ricordiamo ai giurati, Renato, il voto da 0 a 10. Sì, infatti. Non mezzi voti, per favore. Facciamo salire il signore prima, così conosciamo. Buonasera, salve, prego, si accomodi qua. Le canzoni le abbiamo scelte e il gioco prevede che canterete le canzoni che abbiamo scelto. Allora, no, non c'è. Il microfono c'è da Tiziano. Eccolo qua. Buonasera intanto. Sì, ma non lo so, questa canzone non la so. Deve leggere. Ma sentite un titolo. Se è un'altra canzone, sì. Cioè, non basta che è salito. Karaoke. Ah, devo scegliere la canzone. No, questo si scrive. È un ma non gioco è karaoke diverso. Di Fiorello. Non abbiamo detto che è karaoke, è un karaoke diverso. Tu vedi Fiorello qua? No. E allora? Questo si chiama l'aiuta Renato. Aiuto io, tanto è molto facile. Sa leggere? Mo mi devo insegnare. Si insegna da solo. No, so fo. Allora, intanto come ti chiami? Posso dire Domenico. Domenico, è sempre Domenico. Di dove sei, Domenico? Da dove vieni? Acquaviva. Di questo paese. Non c'è niente da ridere, Domenico. No, per carità. Senti, Domenico, che fai nella vita? Pensionato. Infermiere, pensionato. Ah, lavoravi con lui? Vuoi dire come... ma ti dà fastidio che sta là, che lui debba darti il voto, poi? Quello che vuole. Per me non c'è un problema. Ma scusa, mi sa che deve capire che non corre buon sangue tra te e tu. Che corre buon sangue? Tra noi, sì. Almeno. No, siamo amici pure. Che può dire? Che tante cristiane che stone. Da voi solo questa canzone un po'. Poi sì, Renato Domenico. È lì a posto. Sì, d'accordo? Sì. Allora. Perché questa canzone non l'ho mai cantata. È facile, sta il testo, sai leggere, sì. Ecco. Il pezzo fa: l'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, non è il caso tuo. Lo sai che non mi va. È molto facile. Va bene? Proviamo. Ti vedo ingazzato, cioè se ci ingazza. Cioè la faccia. Va bene, allora metti gli occhiali. Poco, okay. Poi Renato gliela fa fare un pezzettino con la chitarra, la canzone che vuole lei. Va sì, bene. Ma perché? Sì. Qual è? Quale sarebbe? Piccolo fiore, dove vai? Io vado in giro per il mondo. Sì, sì, la so, poi la facciamo dal vivo con la chitarra. Sì. Va bene, allora intanto partiamo con questa canzone qua. Bene, signore e signori, direttamente da Acquaviva, Domenico in L'estate sta finendo. Prego. Ah, è blues. La versione blues di L'estate sta finendo.
l'estate sta finendo e un anno se ne va. E non la volevo cantare. Sto diventando grande. Bocca, hai visto? Lo sai che non mi va. In spiaggi di imbrelloni non ce ne sono più. Il solito rituale, ma ora non chi tu. Languidi brividi come il ciò che brucia quando sto con te. Baciami, siamo due satelliti in orbita sul mare. Dai, fate tutti così con le braccia, nel frattempo che passa la musica, perché se non facciamo non siamo più. Anche voi, giurati? Leo? Leo? Dionisio! È tempo che i gabbiani arrivano in gita. Arrivino! L'estate sta finendo, ma non ce la va a fare. Lo sai che non mi va. Io sono ancora sola, solo. Non è una novità. Tu hai già chi si consola, a me chi ci penserà. La, quindi bro, brividi come il ghiaccio bruciano quando sta con te. Vabbè, va. Baciami, siamo due satelliti. Va bene, basta così. No, aspetta. Allora. Ma la prendo la chitarra, aspetta. Allora, prima la giuria. Scusa Domenico, fammi passare. Dovete dare un voto. Ah, scusate, mi sono dimenticato prima. Il voto va da, cioè parte da 0 a 10. Quindi, secondo come vi sentite di votare? Non esistono vie di mezzo, tipo 5 meno meno, 6 più, no. O 1, 2, 3 qua, fino a 10. Prego. Tutto a 0. No, fai leggere. Che vuol dire che so io? Che cosa c'è scritto? Non esistono mezzi voti, meno 1. No! Quindi c'è lag code. Non avevo torto prima. Allora, dai, votate. Poca. E il gesso? Ah, no, stavano tre gessetti, basta fare così. Vai, scrivete. Angela, tu hai scritto? Brava con la figlia. Angela ha dato già un 8, Silvia. Ok. Poca pure, 8. Leopoldo, che hai dato? 0. Dai Leopoldo, dai. Dionisio! Dionisio. Non è Leopoldo. Il figlio. Chiamalo Dio. Aspetta. Ecco. Cioè qua ognuno fa che cazzo vuole stasera. Non se ne è accorto, eh? Sì, tanto mica niente. Buonasera. Salve, prego, si accomodi. Perché sta in piedi? Perché si deve sedere. Giustamente. Ma arriva Vando Siris. Buonasera signora, salve. Sei nati in Natal? Non so, vuoi venire qua sulle scale? Ok, hai scritto? 7, scrivi un po' più grande, mamma me. Se allora abbiamo 2, 8 e un 7, Silvia. E adesso passiamo. Allora, ti do prima i voti loro. Ah, di Paolo, vuoi... sì, scusami. Sì. Allora, Paolo ha dato un 7, Tiziano ha dato un 8. 8. Adesso tocca a voi. Al mio 3. 1, 2, 3, vai! Voglio interpretare un po' l'opinione del pubblico. Sì. È un 8? Chi vota meno di più? Non possiamo mettere. 10. Chi vota di più? Dai. Basta. Allora. Visto che non mi sono dimenticato, Domenico. Boh, vediamo intanto se la tonalità va bene. Prego.
degli occhi tuoi non so il colore, so solo che mi fanno impazzire. Quando ti guardo mi chiedo se sei così bella, se verrai con me. Piccolo fiore, dove vai? Perché vai in giro per il mondo? Se ti fermassi solo un momento, accorgeresti che c'è qualcuno, qualcuno che ti vuole amare e non ha paura se l'amore, come tu sai, si può soffrire e qualche volta si può anche morire. Come io per te, come io per te, degli occhi tuoi. Ah, tutta da fare, no, un pezzettino, basta. Ah, beh, scusa, scusami. No, Sanremo, no. È karaoke, scusami, come detto prima. Va bene, che grazie. Poi non è karaoke, si chiama Canta Tu. Grazie a te, Domenico. Grazie a lei, signor Domenico. Vieni, che ti accompagno. Applauso, Domenico. Grazie. Grazie. Allora, Silvia. Allora, adesso è un brano, abbiamo bisogno di una voce femminile. Una voce femminile, sì. È un brano difficile, lo dobbiamo dire. Però io... No, scusa. Che succede? Vi state alla gamba? Aspetta. Oh, Madonna. Che succede? Aspetta. Ha detto Silvia prima che dobbiamo votare, poi cancellare e rifare l'altra. Esatto, eh? Tanto prendo noi, io abbiamo il promemoria. Il promemoria. E Silvia ci sta a fare. Sono io il promemoria. Tu devi dare il voto, mo puoi cancellare. Sono io. Sennò poi Angela copia. Com'è precisa la giurata Angela, no, grazie. Complimenti Angela. Come va, poca? Da posta? Ok. Allora, ci vuole. Parlavamo voce, del secondo brano, esatto, voce femminile. Sul maschile vuoi aiutare tu? Perché c'è un featuring. No. Fagli dare una mano da dal sindaco. No, il sindaco. C'è una canzone che ha pensato. Sì. Va bene, allora il brano è Margarita, cantato da Elodie. Chi lo conosce questo brano innanzitutto? Signora, lei conosce Elodie? Signora? Aspetta. Quella di Amici. Quella di Amici. Vabbè, almeno sa la che vuole cantare, Amici. Signora? Vuole cantare? No. Non vuole venire. Vediamo chi può. Non siate timidi. Chi vuole cantare la canzone di Elodie? Margarita. Na. Tiene come zia Rita. No, non è quello il testo. No. Vabbè, non sono pensato proprio a te. Mette medicata. Oh, Giuseppe Verdi pure sta. Buonasera, salve. Salve. Quanti VIP stasera? Giuseppe Verdi, Pocahontas. Beh, chi la vuole cantare questa canzone? C'è qualcuno? Quella signora bionda lì? Chi? Renato, accanto a te? Lei, vuoi cantare? No. Niente, no, non vuole cantare. Come va a fare Silvia? Facciamo cantare chi? Tu, ciao! Vuoi venire tu a cantare? Sì, dai, provaci, come? Dai! E basta per me! E basta, guarda io, è basta per me! Dai, provaci, Cammy, dai, vieni qua, dai, uno schiaffo morale a Elodie! E basta per me! Non c'è presente neanche il ritmo! Scusi, vieni più qua, complimenti per lo zebrato che ti sei messo stasera. Da dove vieni? Dal tuo safari? No, ma perché? Offendiamo i concorrenti. Ciao, come ti chiami innanzitutto? Rosaria. E poi? Rosaria? Vivace. Vivace. Quindi è una malattia proprio che sta qua, che incombe in questo... Sono di Bari. Sei di Bari? Ah, Bari dove? Che zona di Bari?
sono i miei genitori di Bari e poi si è cresciuta. Ah, tu sei cresciuta qua, ho capito. Rosaria, una cortesia, avvicina un po' di più il microfono, sì, così si possono sentire tutti. Okay. Che fai nella vita? Canto sotto la doccia. Vabbè, fa niente. No, no. Cioè, lavoro. E ci sacci, lavoro. Sei con l'agenzia Zafenunza tu stasera, quindi che fai? Che lavoro fai? Bracciante agricolo. Eh? Bracciante agricolo. Puoi spiegare a quelli inghimmati che non sanno che cosa vuol dire essere bracciante? Mi occupo di salvaguardare il verde che ci nutre. Che ci nutre. Infatti lì, prima qua c'è un parco, fate l'applauso perché merita. Va bene, senti, allora la canzone si chiama, si intitola Margarita ed è cantata da Elodie. La conosci? Ti sei poco delicata. Sì, però non... Ho visto chiarita. Conosci? Dai, proviamo. Ecco come sei finita. Va bene, allora. Sei pronta? No, però vabbè. Sto io qua, tranquillo, che neanche conosco la canzone. Siete pronti voi, giudici? Anzi, giurati, siete pronti? Vabbè, a te non freghi proprio nulla. Signore e signori di Elodie, la canzone Margarita, prego! Attacco. Two, three. Suona il telefono, sveglia alle tre, Siri, che giorno è? Così chiedo, ordiniamo, il frigo è già vuoto, fai strada per l'inglese. Che non ho mai amato lunghe file per entrare. Non ti sembra così strano incrociarsi in un locale? Perché tu, con quell'aria delicata, con un fiore tra le dita, bevi un'altra margarita. Poi mi dici che è finita, che da quando sei tornato mangi solo granita. E in fine settimana guarda come sei cambiato. Oh, 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 ma non eri fidanzato. Oh, no, ma non eri fidanzato. Mi sveglio all'estate, incollata al parquet. Siri, dimmi perché. Eppure è quello di fare. Dai, Renato, rappa. Già no, Sciacco. Marrakech. Rimane la foto del buco nero che non trovo più da due anni con la mia ex, cambia aria perché fra c'hai un'aria da scemo, ora che ho scoperto che è venuta qui con me, scoprirà ringhia come un Doberman, magura la morte ma moriva per me, ma fino a una notte fa la nostra storia è guerra, come col Vietnam, ma brucia con quella come Notre Dame. Con quell'aria delicata, oh, con un fiore tra le dita, bevi un'altra margarita. Poi mi dici che è finita, che da quando sei tornato mangi solo granita. E in fine settimana guarda come sei. Non ci stanno più canzoni, Silvia. L'hai voluta tu. Io? Sì. Ah, è finito, finito. Oh. Sei stata bravissima! Brava! Allora andiamo con le votazioni. Poca, tu l'hai messo già? Ah, bene, ok. Aspetta. Tu l'hai messo. Fallo un po' più grande. Cosa ci vuole? Scrivo un più grande. Vai, girate le lavagnette, le lavagnette. Abbiamo un 9, un 8 e un 9, Silvia. Allora, invece i miei compagni hanno dato rispettivamente un 8 e un 8. Io attendo voi. Pronta? Pronto pubblico? Vai. Grazie. Hai visto? Che te lo devo dire? Allora, è un 9? È un 9, sì, è un 9. Ci sento bene. Va bene, grazie per essere stato con noi. Grazie Rosaria, noi. Facciamo un applauso alla nostra seconda concorrente. Allora, Renato, io andrei con il terzo brano. Certo. Adesso ci serve una voce maschile. Siamo nostalgici quest'oggi perché il mare un po' lo stiamo lasciando. Ci stiamo affacciando all'autunno. Fino a novembre, a volte. Però la canzone celebra il mare. Il mare. Stiamo parlando di Luca Carboni con... Mare.
Abbiamo un provetto, Luca, come fa la canzone? Ciao, 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 mare. Non è quella, è un'altra. Grazie, hai confuso anche le idee. No, anche se avessi detto quella là. Allora, chi vuole cantare la canzone Mare di Luca Carboni? Mare, mare, mare. Chi è? Chi una è? Mano alzata. Sì, anch'io. Chi è? Sta segnando a vita quel peccato. Un po' di coraggio, su, raggiungi il palco. Con gli occhiali. Quel signore con gli occhiali. Sì, 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 vieni, vieni, vieni. Dai, dai, vieni, vieni. Un applauso di incoraggiamento, lei. Vieni, vieni. Dai. Ormai abbiamo capito. Fanno quei timidi, poi si sciolgono. Vieni, vieni. Eccolo qua. Complimenti per la Miss. Ciao. Piacere. Come ti chiami? Francesco. Francesco. Perché stai con questo atteggiamento che non te lo frega? No, perché sono stati loro che... Com'è? Avvicini il microfono. Sono stati loro che mi hanno indicato. Indicato. Ho capito. Loro chi? Il gruppo degli amici che stanno... Amici? Mi direi altro. Va bene. Allora, come ti chiami, hai detto? Francesco. Francesco, che fai nella vita, Francesco? Infermiere. Infermiere. Oh, nessun che vendo cipolle. Tutto infermirso. Quanti anni so che fai l'infermiera? Avvicina il microfono. 25 anni. Conosce a lui? No. No, perché lui è andato in pensione ormai 30 anni fa, quindi non potevi conoscere. Vieni più qua. È inutile chiederti dove. Al policlinico a Bari. Ah, pensavo dove. Al policlinico a Bari. Mio nonno faceva l'infermiera al policlinico molti anni fa. Va bene, sei sposato? Sì. Con chi? Antonella. Sta qua? Sì. Tra gli amici. Tra le kinder, cioè tra quelli che... Sì. E lì che fa la vita? Casalinga. Ah, beh, vabbè, una che si salva, diciamo. Figli? Sei sposato? Sì, cioè sì, figli? Un figlio. Un figlio. Federico. Federico. Hai mai cantato in vita tua? Qualche volta. Tipo in chiesa? Sì, sì. Vabbè, sono un musicista, diciamo. Ah, sì? Che cosa suoni? Il basso. Il basso, vuoi suonare, vabbè, anche se c'è la chitarra, però so benissimo che le prime quattro corde della chitarra sono quelle del basso. Vuoi suonare un pezzo di, che ne so, Pastorius? No, no. Di John Patitucci? No. Di Tony Levin? Scusate, sto dicendo sì, nomi. Sì, vabbè. Che chi smanca la nostra, figurati. Poca, tu conosci John Patitucci? No, non conosce. Allora, sei pronto per cantare questa canzone? Non lo so, non l'ho mai cantato. Comunque, vabbè, prova, è un tentativo. Allora, signore e signori, per voi questa sera, con la canzone Mare, Luca Carboni, vai! Possibilmente senza... A lei. Aspetta. Appena diventa blu, lacca, okay. Tu parti, capito? Okay. Faccio un altro caffè. L'intro dura 22 minuti. Moe. Ho comprato anche la moto. Usata ma tenuta bene. Fatto il pieno in autostrada. Meno pancia, qua. Prendo l'aria sulla faccia. Tengo il ritmo e prendo un caffè. Lo so, questa notte ti troverò. Senza luce. Sono partito da Bologna. Vai, spingi di più, vai. Con le luci della sera. Ma forse tu mi stai aspettando. Mentre io attraverso il mondo. Ole, questa notte mi porta via. Ole.
parole. Questa vita mi porta via, mi porta a mare. Mare, 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 ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Potete portare sto anche il tempo con le mani, adesso ormai eh? Ti prendo. Mare, 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 sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì, e che ogni tanto gli fa sentire l'onda. Mare, 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 ma sai che ognuno c'ha i suoi sogni da inseguire, sì, per stare a calma e non affondare. No, no, no. Instrumental. Leggi. Instrumental. Instrumental. Ok. Allora, che fate a fare l'applauso? Non si consumano gli applausi così. Allora, siete pronti, giurati? Sì. Vediamo. Poca. Ehi! Aspetta, 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 aspetta. Angela, hai scritto? Sta pensando. Angela, pure tu, scrivi un po' più grosso. Vai, girate le lavagnette, prego. Abbiamo 2-8 e un 10. Allora, i miei colleghi hanno dato rispettivamente un 6 e un 7. E un 6 e un 7, e adesso tocca, tocca a voi. A voi. Prego. È un 7? Sì. Ok, ci siamo. Allora ringraziamo Francesco. Grazie, grazie Francesco. Sei stato grazie. Bravissimo. Grazie. Allora, allora, passiamo al quarto brano, quindi al bello, quarto questo brano. Concorrente, al quarto cantante. Madonna Sande! E ci sono da cito, procedi, procedi. Farei salire il primo cittadino sul palco. Primo cittadino, perché è una dedica. È una dedica che secondo me devi fare. Facciamo un applauso al sindaco. Oh, yes, catan. Allora, facciamo come se non fossi il sindaco. Ciao, come ti chiami? Marco. Marco, prendi il microfono in mano. Marco, che fai nella vita? Il sindaco. Mo so dite. Facciamo come se non, dunque, se non fossi... L'avvocato. L'avvocato. Sì, sì. Ma devi fare così con la testa. Quando dici che sei avvocato. L'avvocato. Marco, conosci Pocahontas? Pocahontas è la moglie del vice sindaco. Ah, sei sposato? Sì. Con chi? Palma. Palma. Chi è Palma? Tu sei Palma. Vuoi sapere cosa fa Palma? Che fa Palma? L'infermiera. Abbiamo una first lady infermiera. Con le scarpe alla schiava. Siamo leggermente monotoni in questo paese. Tu canti? Assolutamente no. Niente. Avete i tappi? Se no vi consiglio di andare. Però sindaco, mi permetta, questa è una dedica che lei può fare alla sua amata Acqua Viva, perché stiamo parlando di quale brano, Renato? Ti amo, di Umberto Tozzi. Quindi è d'Acqua Viva, non a mia moglie. Forse la virtù. Se dedicarla a lei, a Palma oppure a... Vabbè, a tutte, alla vostra, a tutte e due, giustamente. Tutte e due. Alla vostra Acqua Viva. Allora, sei pronto? Te la senti? Non tanto, non però non fatevi dai. Inibire voi giurati, eh? È vero, no. Sindaco, lei non se la prenderà. No, no, assolutamente no. So che i miei voti saranno largamente insufficienti. Aspetta, aspetta, cieco. Chi è il bambino? Che cosa ha detto il bambino? Vai, lo zio Marco. Del bambino. Ah, se bravo, Andrea, vai. Vai, vai. Allora, sei pronto? Sì, signore sì. E signori, questa sera abbiamo il primo cittadino che sta per dedicarvi Ti amo di Umberto Tozzi, prego! Vai, fate la ola! Tutti insieme, tutti! Anche voi, giurati! Allora, ecco! Con la sconfidenza, fai così! Aspetta, appena si macchia di blu! Ti amo, un soldo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci, ti amo, io sono ti amo, in fondo un uomo,
che non ha freddo nel cuore e nel letto, quando io ma tremo, oh yeah, davanti al tuo seno. Mamma, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa, prendi l'altra metà, segui il pubblico, ci ritorno da lei, primo maggio, se leggere, su coraggio, ti amo e chiedo perdono, ricordi chi sono, apri la porta a un guerriero di carta igienica, dammi il tuo vino leggero che hai fatto quando non c'ero, e le lenzuola di lino, dammi il sonno di un bambino, sogna cavalli, valli e sì, gira, e un po' di lavoro, lavoro, fammi camminare una donna che stira cantando e poi fatti un po' prendere in giro. Non sa leggere, non sa leggere. Sto imparando adesso. Non sa leggere. Di qua gridano 100. 100. Tipo la ruota della il primo sindaco che conosco in vita mia con Zaplace. Figurati gli assessori come sono fricati. Allora, allora, giurati, siete pronti? Allora, considerate che lui prima mi ha detto non mi chiamare che sono timido, uno, e due, non so cantare. Perciò l'ho fatto venire. Allora, Angela, vai, girate le lavagnette. Che abbiamo? Vabbè, non vale. Che hanno messo? 10, 10, 10. Ehi, 4, lì, 3, almeno 3 voti. Che raccomandato. Vai. Angela, cittadinanza onoraria, subito. Angela, quindi da Bari, e visto, te ne vieni il qua. Il 10 della c'è una casa, vice best lady, ci può stare. Lei è una casa allora le diamo popolare. Le chiavi ad Angela della sì, città. Sì, sicuramente, le chiavi della città. Una casa popolare, ce l'hai per Angela? Ma perché la casa? Vediamo. Vabbè, anche, voi dici, dove abita? Maddalena, ci sei? Maddalena? Vai, vai. Maddalena. Sono Maddalena, femmina guerriera. Sta, sta. Allora. Allora, i miei colleghi hanno votato, sentiamo, hanno dato la sufficienza entrambi per riequilibrare un po', insomma. La sufficienza tutto. Renale. Che voto avete dato? Sì, sì, sufficienza. Ah, non l'avevo sì. Sentito. Poi dici al sindaco. Non avevo sentito, scusa. Pubblico? Fate conto che non è un sindaco. Fate paura, conto che è un farmacista. 1, 2, 3, vai! Lecchini! Lecchini! Posso dire, secondo me è un 9. A 10! Mosso di... Aspetta, che succede? Abbiamo anche la farmacista, l'assessore ecco. Alla cultura. Ah sì? Vabbè, lo so. Assessore, obiettivamente, qual è il voto? Ah, dice... Dice lode, vabbè. Allora, facciamo detto, così, no? Devo mediare anche col mio, io darei un 9. Vedi, la signora che non è d'accordo, vedi, mo sta ecco. Fa parte dell'opposizione. Un 9, un 9, meritatissimo, perché è amato anche dalla sua città, quindi va benissimo. Ok, un 9, va bene. Quanto tempo che sei sindaco qua? 15 mesi. 15 mesi, eh? So, le ore, tre i giorni. Giorni. No, non so di preciso. Scarsi 15 mesi, 15 dai, mesi. Manca qualche giorno. Il 9 sono 15 mesi. Come si sta comportando? Va bene. Grazie. Senti, se hai vinto, chiaramente il premio non lo prenderai tu. Bravissimo. Lo diamo al secondo. Certo. Al secondo. Facciamo va un bene, applauso. Va bene, poi raggiungo il posto. Grazie. Grazie. Allora, Renato. Sì.
parliamo in questo show di musica, giusto? Assolutamente, infatti siamo qui apposta per far cantare questo meraviglioso pubblico, ecco, e per far parlare anche i nostri giurati. Allora, andiamo avanti, stavamo parlando di musicalità, la musicalità certo. Renato. L'abbiamo visto prima, no? La musicalità, i bambini vengono coltivati infatti, con la musicalità. Anche noi, vabbè, il bambino sicuramente era di qua, io invece vengo da Bari, non so se si è capito, se si è intuito più o meno, e vengo da un quartiere di Bari che si chiama Japigia, conoscete? Japigia, c'è qualcuno che è di Bari stasera? Alzate la mano, chi è di Bari? Ah, stanno. Ma Bari dove? Che zona di Bari, per esempio? La signora seduta lì? Signora? Hai detto che sei di Bari. Bari dove? Eh? Carrassi, ho capito. Invece la signora viene da? No, io invece vengo da Japigia. Japigia che mi ha portato bene. E lì, Japigia, questo quartiere mi ha insegnato tantissime cose. E proprio lì, siccome noi... Quando parliamo, noi baresi, soprattutto noi giapigiani, infatti quando capita di andare fuori Bari, che ne so, Milano, Torino, Roma, e mi chiedono, dicono, scusa, ma tu di dove sei? Faccio, io sono di Bari. Sì, ma Bari dove? Io non dico Japigia, dico Japigia. Come se la volessi francesizzare, capito? Anche se di francese te non ci stai nulla proprio. Diverso invece se lo chiedi a uno che è nato là, che ne so, 50 anni fa, faccio, scusa, ma tu di dove sei? Cupi che fa? Yappe! Renato, scusa. È il bello che rimane in un quarto d'ora con la voce, Lexi. Dimmi. Come si salutano a Japigia? Ah, il saluto tra due japigiani? Non è che ne so, si salutano come farebbero qua. Ehi, ciao, come stai? No, fanno... Oh! Cioè, tipo, non si vedono da 20 minuti. Fanno... Oh! La mue... E si castemmen. Oh, la mue. E si girano. Che tu fai? Cosa stai? Note. Però si devono girare. Almeno da noi funziona. Per mostrare l'amico, no? Sì, per dire. Hai visto? E poi chi ti giri. Allora stai? No, non ci stai. Così siamo fatti noi. Poi vabbè, il mio quartiere mi ha insegnato tantissime cose. Chaddi, voi, oh, sta fatta poi Chaddi, voi la conoscete? No. La canzone è nata proprio là, nei meandri dello Japigiano. Ma è nata per caso, perché un giorno, mentre stavo stendendo fuori casa, perché a me piace stendere, è proprio una passione che ho, mentre stavo stendendo i panni così, a un certo punto passa uno, questo si ferma proprio sotto casa mia, si ferma, perché fa, oh, taffa, tappo, Chaddi. Non a me, praticamente stava comunicando chiun. Che manca Steve? Perché da noi si usa comunicare con il nulla. Però mentre questo diceva, oh, sta fatta poccia di, nella mia testa c'era uno con la cassa della batteria. Perché noi baresi, quando parliamo, sembra come se dietro ci fosse uno proprio con il tempo sotto. E mentre questo parlava, diceva, oh, taffa, tappo, giaddi. Oh, taffa, tappo, giaddi. Ho detto, no, alt. Questo può diventare un brano. Che cosa ho fatto? Sono lassato tutte cose, mollette, eccetera. Sono entrato poi a casa, ho detto, mo li metto tre accordi e vedo un po' che cosa viene fuori. Ho provato ed è venuto fuori questo. Oh, taffa, tappo, giaddi. Oh, taffa, tappo, giaddi. Cazzo, funziona. Che ho fatto? Ho scritto sia il testo con Silvia che la musica. L'ho depositato alla SIAE prima che mo, e ho girato anche un video che ho pubblicato subito dopo sia su YouTube che su Facebook. Bene, dopo 8 mesi dalla pubblicazione del video, io ho avuto 1.822.000 visualizzazioni. E io oggi, grazie a Cudetè, sto che a fare un sacco di soldi. Cioè, capite come funziona? Io non faccio altro che rubare, nel senso buono. Dai, boom. Se io fossi nato qui ad Acquaviva, sai quando per quei che avesse scritto?
sicuramente facevi l'infermiere, però Renato, sin da piccoli a Japigia veniamo cresciuti, sì, col senso del ritmo, no? Sin da piccoli. E tu ti sei trovato? Mi sono trovato qualche giorno fa, stavo alla DOC, stavo facendo spesa così, perché si vi ha detto, vai alla DOC e compra questo. Insomma, mentre stavo scegliendo che cosa dovessi prendere per casa, a un certo punto vedo entrare un bambino che deve tenere 8-9 anni, con la mamma dietro. Solo che davanti lì all'ingresso della DOC c'erano, cioè presente quei barattoli in vetro, quelli con la salsa dentro? Beh, stavano messi uno sull'altro. Stu povero piccinino non li ha visti e se ne è asciutto in der, yid kleboat. Panico, tant'è vero che mi aspettavo che la mamma prendesse il figlio da terra, perché lei c'erano i vetri scattati in der. Questo qua in questa pozza di... non sapevo se fosse sangue, se fosse salsa. Beh, la mamma, anziché prendere il figlio, è partita così. Praticamente, su vlevgnotu, figli. Ignotere a Bari vuol dire ingoiare. Ed è partita, un'altra canzone, infatti stavo già pronto, dico, la penna per prendere nota. Le casche facevo... Madonna! Memo la vabbè... Quando volte ti dici che tutta la stai ferma? Quando volte ti dici che tutta la stai ferma? Praticamente questo quando volte ti dici che tutta la stai ferma? Ievan le scaf che diceva la mamma o figli a timp, perché le mamme di Bari menano cu timp sot. Quando volte ti dici che tutta la stai ferma? In tutto questo un figli strano. Aspetta, poi con... continua. Mo ci siamo a casa di Vurest. Mo ci siamo a casa di Vurest. Mo ci mi date di Vurest. Mo ci siamo a casa di Vurest. In tutto questo io pensavo, ma signora, a vas per favore, povero piccinino. Insomma, chiude la mamma. Chiude dicendo. Non sapevo più cosa doveva dire quel poverino. La zocca di mamma che so io. La zocca di mamma che so io. La zocca di mamma che so io. Che poi è vero. È vero. Oddio, dipende anche dal nome che dà la mamma al figlio. Tipo, se il bambino si dovesse chiamare Ugo, Ugo non scafa avast. Ugo! Ma se il bambino si dovesse chiamare Massimiliano, come diceva la buonanima di Massimo Troisi, dai so cazzo. Massimiliano! A meno che non viene dal CEP, che fa Massimiliano! Sempre più. Oppure succede questo, che la mamma afferra il figlio dal polso, dado, e con lo scatto finale succede questo. Come cazzo? Yeah. E tu vedi questo povero piccinino con vrazza da così che si fece tutte le manzoni fino a quando la mamma non giustava con vrazza, fece... Naldo scoff. Perché in quel frangente la mamma non sa più figlio, è morto o camba ancora, perché quello sa così per 10 minuti, poi appena fa cazzo è viva ancora. Puff. Questo succede a noi a Japige. Tu con i tuoi figli ti sei mai comportato così? Sì, qualche volta. Vedi, viva, succede anche qua, sì, succede anche qua, succede ovunque. Quindi per dire che noi comunque siamo forti, noi pugliesi siamo forti, Bari, Acquaviva, Trigiano, Valenzano, non si capisce, ti viene un nome? Cassano, Gioia del Colle. Poi? Vai. No, per vedere che sai parlare, perché molti... Non ricordo, assai, Giovinazzo, Santo Spirito, Palese. Però e Renato, poi, se dimmi, posso, Silvia. Acquaviva si merita anche un ospite internazionale, non credi? Dici? Non so, sì, se è arrivato. Me, sì. Didone, sai dirmi se è arrivato? No, parlo con il regista. C'è? Ok, non lo sapevo. Quindi omaggiamo. Me lo vado a prendere allora. Sì, vabbè, aspetta. Lo vai a prendere. Scusate? Tu? Ok. Vai. Signori e signore,
questa sera al Cantatour Summer Edition, nella tappa di Acquaviva, un ospite specialissimo. Solo per voi, Giorgio Michele! Sembra show. Mi alzo la base. C'è te picchia che e con c'è picchia numero che non sa la sat e non della ca. Certe cose stanno scritte sin da me a dopo. Tanto vista presa cuta red cazzo rida fai io non rido può fruisce non zitte c'è ma non ce faccio più tu ma vuoi picchiare per a me chi scosso le sono fatti a prima dove pare che era dentro dentro le fatte le faccio tu. Non stai nulla a fare, voce di sempre giù, prendi e lo rimane. Tanto mi sta presa cuta rete, cazzo rida, fai o non rido, può fornirci le non si dice, ma non ci faccio più. Tu mi vuoi picchiare, fessa a me, chi scosso le son fatti a prima. Thank you. Thank you. I love you, Acquaviva. Allora,
Allora, noi riprendiamo con la nostra competizione. Abbiamo un bellissimo brano, un quinto brano, mentre aspettiamo ovviamente che Renato torni sul palco. Stiamo parlando di Piazza Grande, il bellissimo brano di Ron e Dalla, Lucio Dalla. C'è qualcuno tra di voi che vuole cantare Piazza Grande? Io vado direttamente. Ah, vai, Silvia. Direttamente. Certo. A modo mio avrei bisogno. Allora. Com'è? A modo mio avrei bisogno di una canna. Una canna. Da pesca. Da pesca, ecco. Giustamente. Lì, lì, andiamo nella Acquaviva Nord. Chi è? Comunque, Renato, c'è anche di qua, cioè guarda quanta infatti, gente. Anche solo, di qua potete venire a cantare. Se solo alzassero il braccino. Prego, prego. Ok, vieni, vieni, vieni. Ecco, abbiamo la nostra quinta concorrente. Facciamo un applauso. La nostra quinta concorrente, eccola qui. Vieni, 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 vieni. Ciao, buonasera, vieni che ti accompagno sul palco. Allora, signorinella, ciao. Vieni. Salve, buonasera. Come ti chiami? Domenica. Domenica, ah, pure a nome te lo sono fregate, eh? Domenico quello, Domenica tu, ma sei parente? No, no. Domenica, vieni da? Originaria di Gravina, vivo ad Acquaviva delle Fonti. Che fai nella vita? Cheat. Premiero. No, no, ragazzi, ragazzi, basta. Basta, ragazzi, non è possibile. È così. Il bello è che poi dici che infermieri, manchi un sta. Tutto sta, sì. Giustamente, mo, se vai nelle cliniche, sei su. Perché stanno tutti qua. A cantare con noi. Ah, do questo? Sì. Ok, facciamo il cambio, scusami. Prego. Ok, grazie. Allora, infermiera, quanti anni sono che fai l'infermiera? 20. 20? 20, 21. 20, vieni da Poggiofranco? No, da Gravina. Ah, da Gravina. E perché hai detto 20? Domenica, ti prego, avvicina un po' il microfono. Prego. Se no non ti sì, sento. Sì, okay, sì, sì. Allora, grazie. Sei fidanzata, Domenica? Sono sposata. Sposata, con sì. Chi? Con mio marito, Lorenzo. Lorenzo, e lui che fa? Infermiera. Non c'è una simicchio, stai sì. Non c'è una sim Q. Mamma mia. Figli? Sì, due. Quanti anni ragazzini? Hanno? Ragazzini, 15 e 13. Ah, vabbè. Futuri infermieri. Sindaco, da una mano. Almeno tu stasera. È una clinica, non sì, una tappa. Sì, ma io prima l'ho detto, scherzando. Facciamo partire la base. L'età media è intorno ai 70, stasera. Almeno da. Poi si sono aggiunti, giustamente. Grazie per essere venuti. Domenica è sempre. Domenica. Domenica, sai cantare? Sì. E perché ti hanno indicato prima? Perché volevano che dicessi che faccio l'infermiera. Perché accanto a un altro infermiere seduto accanto a me. Vabbè, non è difficile, che dici. Tanto. Allora, vedi. D'accordo, non è tu. Allora, Domenica, sei pronta per cantare? Ci provo. La canzone, come abbiamo detto prima, è Piazza Grande di Ron e Dalla. Ma lei fa, scusa Silvia, fammi capire, lei fa sia uno che l'altro? Sì. Ah, fai tutte e due. Fai vedere come fa Ron. Ronnizzati. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Ok, va bene. E Dalla? Dalla, attenti al lupo. Va bene, canta di Ron e Dalla, Piazza Grande, Domenica, prego. Tanti che pagano il mio pranzo non ce n'è. Sulle panchine in Piazza Grande, ma quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Donno sull'erba e molti amici intorno a me,
gli innamorati in Piazza Grande. Dei loro guari, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no, a modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio, avrei bisogno di sognare anch'io, una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Con me di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me, qui non ce n'è. Modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io, infermiera. Lenzuola bianche per coprirci non ne ho. Ok, va bene, basta così. Aspetta, 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 aspetta. Allora, giurati, secondo voi come ha cantato? Poca? Tu hai scritto? Vai, girate le lavagnette. 9, 9, 10. Paolo, Tiziano. Hanno dato rispettivamente un 7 e un 8. Un 7 e un 8. E adesso veniamo al pubblico. 1, 2, 3, prego. Non ho capito, è un 9 o un 10? È un 10, è un 10. Che ha detto? È stata brava. È stata grande. Ehi. Sei contenta? Hai sì, visto? Grazie. Quindi mo ringrazio gli amici tuoi. Grazie. Grazie a te. Rimani facciamo qua un applauso, che sì. Nel caso in cui dovessi vincere c'è il premio, va bene? Grazie, grazie, grazie a te. Grazie. Prego, grazie. Allora, adesso ci serve un'altra voce femminile o maschile, tanto non facciamo distinzioni, sì. Per un brano della bravissima Angelina Mango. La canzone è Ci pensiamo domani. Chi la vuole cantare? Vediamo. È anche una fanciulla anche che si vuole qualcuno prestare. Di qua. Bambini purtroppo no. C'è qualcuno di qua che magari vuole cantare la canzone di Angelina Mango? Su. Tutti timidi di nuovo. La folla si è creata proprio. Canta la canzone. E quella signora bionda lì che sorride, che prima stava canticchiando, qual perché è, non qual viene? È? Secondo me è nelle sue corde. Sto parlando con lei, sì. Vieni. Puoi venire. Non la sai la canzone, c'è il testo scritto. Su, dai, si vieni, lanci! Vieni. Facciamo un applauso! Ciao! Buonasera, ciao, aspetta. E faccio una piccola intervista. Vieni, accomodati qua. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Chiara. Aspetta, che cosa? Ma insomma, come stai a fare bugis? Senti, sai cantare? No. Non hai mai cantato in vita tua? No. Ah. Ti aiuta Renato, che è bravissimo. Quindi diciamo che la prima figura di merda esatto, è stasera. Esatto, bravo. Ho capito. E mio marito mi sta pure registrando. Ti sta registrando? Dove? All'anagrafe. Dov'è che le stai? Ah, sta facendo il filmino sta facendo, che si faceva negli anni 80. Esatto. Allora, la canzone di Angelina Mango, Ci pensiamo domani. Conosci? No. Neanch'io. Sì, la conoscete, è stato un tormentone. Adesso appena partirà la base. Ma infatti, okay. Paolo, sei pronto? Sì. Allora, vabbè. Signore e signori di Angelina Mango, Ci pensiamo domani. Prego, vai. Sentito, ah sì. Le lunghe giornate, la pubblicità, incolata sul tram, come i tuoi occhi su di me.
Domenica dolce, che dolce fa niente, canzone. Rimandare gli sbatti, tutte quelle storie tristi, pestare con te. Sabato scorso non mi è detto niente la festa, parole d'amore dispiace. Andare come se d'estate che ti lascio il segno, e lo so quanto vale un errore, quanto è bello, niente sta cantando la canzone, non la voglio quando torno in città, aiutatela, importa, ma male che vada, ci pensiamo domani, e se nasce un problema poi scivolami via come una mano. Angela, Angelina, vieni come vedere come si fa. Nella notte. Vieni. Non la sai, vieni, la canta. Scappiamo nella notte. Vieni più qua. Sì. Restiamo, dici. A casa tua, ti va bene. Tanto sei cristiana. Dobbiamo scappare, non dire niente, ma cambio il discorso. Ehi, che pur tu, che cazzo. Che cazzo. Come se d'estate che ti lascio il segno, e lo so quanto è male un errore, quanto è bello sbagliare, niente fretta, no, che mi stressa, non la voglio quando torno in città, tanto non mi importa, ma male che va, ci pensiamo domani, e se nasce un problema, ma qui scivola via come una macchina. No, mai capirò. Angelina Mango. Secondo me il padre. Come? La nuia. No, non proprio. Da dove viene quella? La nuia. Ho capito, signore. Allora, pronti per dare il voto? Comunque siate sinceri, eh? Angela, vedi, giustamente ha dato un 7. Quello copia. 7, tu 7 pure. Paolo, Tiziano. Che voto? Allora, hanno dato 7 e 6. Devo dire che comunque Chiara è stata bravissima perché si è messa in gioco. Infatti. Quindi tenetene conto. Come se d'estate. Quindi, Renato, vogliamo sentire l'applauso del pubblico per Chiara? Vai! Grazie, troppo buono. Secondo me è un 8, giusto? È un 8. Io volevo sentire Angelina, visto che c'è lo stesso nome tuo, come canteresti tu? Come se d'estate, ripeto, d'inferno, com'è? Estate, inverno, che... No, allora. Stavamo dicendo che non è facile cantare questa canzone, uno che non l'ha mai cantata, quindi bisogna dare atto alla signora, esatto, che si è messa, esatto, in gioco. Bravo Dionisio, bravissimi i nostri giurati. Direttamente dal forum. Facciamo accomodare la... Aspetta, Angela, cantala tu, prova un po'. Come se d'estate? Come se d'estate? Vedi. Come ci siamo manglare a Juncker? Come se d'estate? L'inverno. Va bene, grazie per essere stata con noi. Magari brava Chiara, il posto, grazie, dove stavi seduta. Adesso abbiamo bisogno di un duo. Oh, un duo. Quindi... Sì, sì. Un lui e una lei, oppure possono essere una lei e una lei, o una lei e un lui. Come vi pare? Come vi pare? Stiamo parlando però di un brano molto bello, sì, che di Mina tutti, di e Mina Celentano. E Celentano, Acqua e Sale. Mo in 25 gram di tu. Allora, chi vuol venire? Stanno alzando le mani là, su. Qui hanno alzato le mani, no, hanno fatto l'exe. Chi è? È un lui o una lei? Una lei, prego. Prego, vieni, adesso vieni, cerchiamo anche un lui. Una lei l'abbiamo. Ho capito, eh? Una lei l'abbiamo già individuata, eccola, ecco, qua. E un lui, en passant. Una lei. Abbiamo trovato la nostra Mina.
Ah, quelle che ti ha indicato prima. Vieni, vieni, vieni. Allora, Silvia, Mina ce l'abbiamo. Adesso ci serve Celentano. Celentano. Chi vuoi venire a fare Celentano? Il ragazzo. Chi? Tu. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Venite insieme già, mano nella mano. Siamo la coppia più bella del mondo. Pa, pararara. Prego, venite, venite. Eccoci qua. Allora, questo è per te. Ciao, buonasera. E questo è per te. Magari se ti avvicini, no, se permetti, fai venire la signorina prima. Ciao, buonasera. Come ti chiami? Rosanna. Rosanna, Rosanna. Allora, Renato, Rosanna, in questo caso nell'alto dei cieli. Tutti insieme. Rosanna, Rosanna. Ci. Benedetto colui che. Oh, vi vanno alla chiesa. Ok. Venite più qua. Tu come ti chiami invece? Francesco. Francesco. Allora, facciamo ricerca di te, venite qua. Allora, Renato, Rosanna. Ovviamente saranno giudicati singolarmente. Certo, va singolarmente. Bene, quindi dovrete prepararvi per fare un duplice applauso e voi segnerete i due punteggi per Capito? Uno e per l'altro. Quindi, va bene? Fai una striscia in mezzo. Ecco. Aspetta. Già sa scrive 7. Ancora devi sentire cantare, già sa scrive. È un pregiudizio. Eh? C'è un pregiudizio. È un precipizio. Allora, Rosanna, il microfono. Ah, ok. Da dove vieni, Rosanna? Vieni più qua. Vado da Acquaviva. Acquaviva, Titti. Che lavoro fa, Rosanna? Casalinga. Ma non male. Casalinga, sei sposata? Sì. Sì, non vogliamo sapere che cosa ha fatto marito, non ce ne frega nulla. Vieni più qua. Ancora. Sì, e vieni più. Tutti e due. È perché poi non riuscite a leggere lì il testo. Piano ecco. Piano. Allora. E poi Francesco invece. Francesco, tu che fai? Sono termoidraulico. Avvicina il microfono. Termoidraulico. Oh, un lavoro normale. Termoidraulico. Vieni da, scusa. Acquaviva. Acquaviva delle Fonti. Quanti anni hai? 28. Ah, sei fidanzato? Avvicina il microfono. Single. Single. Femmine! L'ultima offerta della giornata! Dai, vieni qua, dai, fai la sfilata! Fatti vedere! Ah, la pancia della birra, va bene, fatti vedere! Vai, Titti, vieni! Fatti vedere, fatti notare! Una posa per chi volesse, ecco. Per chi volesse, la modica cifra di 5 euro! Fatti vedere, sfila, sfila, dai, vieni qua, torni indietro, scusa, va bene, ok, avete visto? Donne, se volete, dove sta? Allora, conoscete questa canzone? Sì. Acqua e sale? Sì, come fa? Acqua e sale. Mi fai bene. Allora ho chiesto. Su, no, allora, acqua e sale, mi fai non mi viene perché giustamente senza musica non parte spontaneamente. Allora, siete pronti? Siete carichi? Sì. Dai, pigliari, venite un po' più avanti pure tu, mi raccomando, dimostra quanto vali, perché sennò poi non ci viene nessuno. Signore e signori, Adriano Celentano e Mina in Acqua e Sale, prego! Celentanizzati! Guarda che sì. Dai, dai. Semplice un po' banale, io direi quasi prevedibile, sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore. Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, da che non siamo poi cattivi. Tu non sei niente male. Celentanizzati, celentanizzati. Parli bene, mi sorprendi quando tiri forte.
la tua mano dal motore che sento truccato, e va bene guida tu che sei brava più di me, ed attendo che sia amore. Lei. Ma io. Ma tu. Lui. Lei. Sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno, non voglio di insieme più a quest'ale, mi fai bene. Aspetta. Allora, cari giurati miei, siete pronti? Tu hai scritto poca? Hai scritto sia RF, ok? RF, secondo me Q, vabbè. Allora, prego, girate le lavagnette, fate vedere, mostrate al pubblico. Renato, devi leggermi i voti perché non li vedo. Allora, Angela ha scritto 10 e 10. Vuoi dirlo tu? Lui ha scritto 10 e 8. Quindi 10 per Rosanna e 8 per Francesco. Francesco, prendetela con lui. E poi abbiamo Pocahontas scrive 10 e 10 anche. Ora vogliamo sentire sia Paolo che Tiziano. Sì, Tiziano ha dato un 8 a Rosanna e un 7 a Francesco, invece Paolo ha dato un 7 a Rosanna e un 7 a Francesco. Pari meriti. Allora, ora, pubblico. 1, 2, 3. Per chi? Per chi è, Renato? Non hai specificato. Questo per chi era, mo? No, no, abbiamo sono detto voti prima. Singoli. Moglie del sindaco, mi meraviglio di te. Tu. Questo per chi era l'applauso? Per lei o per lui? Per lei. Ma io ho bisogno di sentirlo bene. Allora, per Rosanna. Ip, ip. È un 10, giusto? Sì, il signore ha fatto così, sì, con le ascelle pezzate, 10. Per Francesco? È un 9. Va bene. Io metterei meno anche. Grazie. No, per quello che ho sentito. Ha detto, ci vediamo all'uscita. Ci vediamo all'uscita. Ci taffa. Al Barvita. Allora. Benissimo, allora ringraziamo i nostri concorrenti adesso. Grazie. Grazie. Prego. Grazie a Rosanna e Francesco. Cavaliere, prima le signore, accompagna. E adesso siamo giunti all'ultimo brano. Questa ultimo è una dedica brano che facciamo noi a questa bellissima Acqua Viva che ci ha ospitati stasera, e cerchiamo una voce disposta a cantare questo brano di Raff. Sei la più bella del mondo. Io inviterei il vigile. Vuoi cantare? Vuoi venire? Non può. Non puoi. C'è il permesso del sindaco. Se il sindaco ci firma la liberatoria, può? Può? Assolutamente. Vieni. Non dai. Puoi. Alla prossima. Ma perché tua moglie non sa che stai di servizio? Sì. Alla prossima. Oggi sta. Perché succede qualche cosa. Ti rimane qua la cantata. No, va bene. Allora.
non esiste più di tanto. L'ultimo, allora, l'ultimo concorrente. Sei la più bella del mondo, di Raff, facilissimo. Sei la più bella del mondo. Il vice sindaco? No, non va. E si è venuto il sindaco a dedicare la canzone. Lì ho visto una mano alzata, aspetta. Dov'è? Vieni, prego. Era nascosto. Si è salvato, vice sindaco. Vieni. Eccolo qua. Vice sindaco, lasci scanzate, eh? Vieni. Oh, vedi? Facciamo un applauso al nostro ultimo concorrente. Ciao. Ciao, che bella stretta di mano. Finalmente. Ciao, come ti chiami? Alex. Baroni, perché Baroni. Sei qualcosa. Sì. Da dove vieni? Da Castano delle Murge. E perché ci hai pensato? Perché ho un po' di confusione dalla mia provenienza di Napoli. Ah, perché tu vieni da Napoli. Mm-hmm. Vieni da Napoli, e perché vieni da Napoli? Mi hanno concepito là i miei genitori. E poi ci sono trasferiti qua. No, mi sono trasferito io. Da Napoli a Castano delle Murge. Per amore o per lavoro? Per tutte e due. Ah, ecco. Ah, è un perciò. Bel binomio. Pidenna si è trasferito qua. Buonasera. Siamo osservati chi? Abbiamo quasi finito. Cosa da capo? Vabbè, scusali. Alex, quindi sei fidanzato, sposato? Sì. Fidanzato. Fidanzato. Quando ti sposi? Domani. Ah, e oggi stai qua? E oggi c'è qualche minuto libero. Ho capito, giustamente. Domani mattina ti alzi presto, vai dal parrucchiere, giusto? Sì. Va bene, allora, hai mai cantato in vita tua? Così, sotto la doccia. Sotto la doccia, quando ti fa lo shampoo. Bravo. Stai fortissimo, ragazzi. vieni più qua. Brividi. Vabbè, ciò che non ha qua te ne bacio, quindi diciamo che... Senti, la tua consorte sta qui? Sì. Come si chiama? Viviana. La vuoi dedicare a lei? Assolutamente sì. Ah, vedi che bello. Bello questo moto di bravo Alex. Allora, signore e signori di Raff, sei la più bella del mondo, stasera, Alex, prego. Tempo, vai. Anche voi. Battleman. Ogni tuo pensiero, ogni singolo movimento, ogni tuo silenzio, ogni giorno di più, io trovo in tutto quel che fai, io vedo in tutto quel che sei, la ragazza che da sempre è stata nei sogni miei, e tutto quanto il mondo intorno è più blu. Non c'è neanche una salita quando ci sei tu. Tu che sei la perfezione, per fortuna che ci sei. Apro le mie braccia al cielo e penso, sei la più bella del mondo, lune e sole. Sei la più bella per me, più del mare. Ed era tutta la vita che più del cielo. Non aspettavo che te, sei la più bella del mondo, più del sole. Religione per me, più del mare. Mi piaci te, più del cielo. Mi piace come sei. Fa quello che senti, manifesti i tuoi sentimenti. Allora, giurati. No, aspetta qua. So che gli vuoi dare un tuzzo a quello, però aspetta. Non si copia, Poca. E tu? Allora, Poca da 10. Tu dai 9 e Angela 10. Quindi abbiamo 2 10 e un 9. Alex. I miei colleghi, Renato, hanno dato entrambi 10.
E adesso tocca pubblico, a tocca a te. Vai! Grazie. Aspetta Silvia, prima di dire il voto, che fai nella vita? Posto fisso. Dipendente statale, dai. Dipendente statale? Dipendente dove? Statale. Dove? A Gioia, Gioia del Colle. No, che cosa fai? Sto in aeronautica. Vai. Secondo me è un 10, giusto? Va bene, allora Alex ti dico di restare nei paraggi perché stiamo per chiudere e sì, proclamare l'eventuale vincitore o vincitrice, va bene? Grazie, un applauso ad Alex. Prego Alex, poi grazie a te. Tieniti nei paraggi. Vuoi raggiungere la tua futura sposa? Allora. Dov'è? Sta raggiungendo la futura sposa. Stava là. Va bene, allora Silvia. Allora, io direi che possiamo congedare la nostra meravigliosa giuria. Giuria! Grazie! Grazie per essere con noi, grazie mille. Aspetta, appoggia, prego. Grazie. Buonasera, grazie. Angela, grazie per essere stata con noi. Grazie. Ciao. Ma non è che Angela vuole sì. cantare una canzone? No, sicuro, Angela. Sto stanca. Piacere. Grazie Angela, grazie, grazie, grazie. Grazie Angela. Vieni, vieni che ti accompagno. Ecco, il figliuolo. Prego, grazie a te per essere stato con noi, per essere state con noi. Allora, Silvia. Allora, direi sì. che è arrivato il momento di salutare la giuria. Buonasera, grazie. No, di invitare su questo palco il sindaco, il primo cittadino, sindaco, il vice sindaco, gli assessori, chiunque di voi voglia salire, ci fa solo piacere. Il sindaco, il vice sindaco, l'assessore, il vice assessore, ecco qua, buonasera, l'assessore, i microfoni, d'uso, vabbè, se li scambiano. Allora, come ti senti? Ti sei divertito? Bene, bene. Ti abbastanza. Lui chi è? Sono Marcello De Napoli, assessore all'urbanistica. All'urbanistica, ciao, buonasera. Lei la conoscete tutti. Maria Grazia Barbieri, assessore alla cultura e a qualcos'altro. Alla cultura? No, sì, cultura. Vabbè, pubblica istruzione, verde, decoro. No. Lo sport, no. Vice sindaco, ciao, buonasera. Solazzo, rifiuti, attività produttive ed altro. Lì è tua moglie, ho capito. Quindi andate a Poca, il marito di Poca, quindi da oggi poi chiamerai Poca, vedi un po' più avanti. Io poco, quindi. Quindi andate allo stesso mare, perché la Prozzata Turchetti è. Dove andate a mare? Dove andate a mare? Monopoli generale. Monopoli, ah, pensavo a Rosa Marina, chissà per quale motivo. No, ti sbagli alla grande. Allora Silvia, siamo pronti per dare il premio? Assolutamente sì, non so se volete dire qualcosa. Volete prima dire qualcosa? Di prego, premiare scusami. Il nostro vincitore. Vabbè, niente, io volevo ringraziare la redazione di Telebari che ha voluto questo appuntamento, devo dire, di successo ad Acqua Viva delle Fonti, come tappa del cantatour estivo, quella grazie. Del cantatour invernale è stato un altro grande successo. Noi vi ringraziamo proprio della vostra ospitalità. Grazie, è stato uno spettacolo che ha dato voce al pubblico e inserito all'interno della festa patronale, penso che sia il top. Grazie Renato, soprattutto a te, perché grazie. Sei veramente eccezionale come sempre. Grazie. E grazie anche ad Antonio Campagna, permettetemi, certo. perché veramente io senza farei di un lui, grande applauso per Antonio Campagna. Antonio Campagna, dov'è Antonio? Vabbè. Dove sei? È là. È lì. Grazie. Che si nasconde. Ah, è già pronto con il premio, giustamente. Okay. Antonio, prego, se puoi accomodarti sul palco. Facciamo un applauso ad Antonio Campagna. Meritatissimo. Cugino dei cugini di Campagna. Allora,
Assessore, grazie. Prego, questo qui lo do non a so te. Non so se anche il sindaco, il vice sindaco, l'altro volete assessore dire vogliono dire qualcosa. Noi siamo qui per ascoltare. No, io voglio ringraziare tutti i presenti, perché chiaramente la trasmissione senza di loro non si sarebbe potuta fare. Quindi vorrei fare un applauso ai presenti. Grazie Acquaviva! Posso precisare una cosa poi? Lo sponsor di Tappa, Tecna, è, praticamente costruisce martelli pneumatici, martelli idraulici, quelli che sì, quelli che sotto gli scavatori. Che lei sente di mattina. Era solo una piccola precisazione. Some men do. Ma lo sponsor sta? Poi no. Non c'è. Lo sponsor è un'azienda qui da Acquaviva, però è di Taranto, quindi... Vabbè, perché ha dato i soldi. Sì, è importante che ci abbia dato i soldi, perché senza la sua generosità sarebbe stato un po' più complicato. E poi grazie a voi che ci avete fatto divertire. È il secondo anno che sono sindaco, è il secondo anno che facciamo lo spettacolo con voi. Ci vediamo l'anno prossimo. E vi diamo appuntamento l'anno prossimo. Va bene, grazie. Ci saremo, non mancheremo. Ancora più gente. Grazie. Allora. Allora, il vincitore, perché è un vincitore, vogliamo mettere un maschietto. Rullo di tamburi? Vai, rulla. Rulla, Titti, rulla. Il vincitore della tappa di Acquaviva del Cantatour Summer Edition, lo show di Telebari e Radio Bari, è Alex! Buon anno! Che ha cantato Sei la più bella del mondo! Alex, direttamente da Napoli. Alex, che succede? Una carambata? Ti conoscete? Proprio che sorpresa. Ti conoscete, Alex? Il sindaco, conosci? No, il sindaco. Ah. I vice sindaci, allora Alex, questo è il premio per te. Invitiamo gli 8000 fotografi a fare le foto, un po' come se fosse il festival di Sanremo. Vai, prendi, è tuo il premio, eh? No, quello giustamente c'è capi a fare sul corpo. Mettilo sul comodino stasera quando vai a casa, Alex. Allora Alex, sei contento? Sì, sono emozionatissimo, non me l'aspettavo, quindi... Ma non hai dormito stanotte perché sapevi di venire qua? No, ho dormito abbastanza bene. Ho capito. Sì. Ma con noi sta qui, ho detto sì. Sì. Come si chiama? Futura Viviana. Moglie. Viviana, dove sei? Viviana, vogliamo immortalare anche te con il tuo futuro marito. Ma quando è che vi sposate? Beh, ancora è in progetto. Ah, non è si presi, sa ancora. Sì. Volete dirlo stasera il giorno? Vabbè, mo... Dai, così va... Vai in onda, vieni Viviana. Oh, leopardata. Ciao, buonasera. Viviana, ecco. Viviana, ciao, buonasera. Sei contenta? Sì, molto. Ma pensavi, quando lui ha detto, ma vado io, che hai pensato? Oddio. No, ma lui le fa queste uscite. Ma hai visto? Che te lo doveva dire? Non ha fatto una figuraccia, almeno no, ha vinto. No, infatti, dai, Viviana. Bene. Questo, come puoi vedere bene, è un coprivato. Non è vero, non è un coprivato. Che può sempre servire, perché srompe, va di sguincio. Non è vero, non è quindi, un coprivato. Vivete insieme, sì? No, non ancora. Ah, non ancora. Quanti anni su che siete fidanzati? 5 mesi. Ah, è una cosa... Secondo me sta là. No, perché? No, dopo che avete il premio, che dici, ma c'è cavo, ce la faccio. Che chiaramente io scherzo. Va bene. Invece no, siete una bella coppia. Complimenti e mi raccomando, sposatevi e fate figli, perché servono i bambini, specialmente per voi che siete giovani, insomma. Ce li abbiamo comunque. Eh? Ce li abbiamo. Ah, avete già fatto? Ehi, 5 mesi. Poi ti spiego dopo, ora possiamo chiudere. No! Va bene, ce l'avete, stanno qua? No. Non ci sono, va bene, comunque, auguri e senza figli. Grazie, grazie a tutti.
Grazie, buonasera, grazie sindaco, grazie vice sindaco, grazie, grazie l'assessore, voi. Grazie l'altro assessore e grazie Acquaviva! Grazie Acquaviva! Ci vediamo su Telebari! Grazie ancora ai nostri sponsor, certo. Megamark e Tecna Group, grazie mille, grazie alla splendida cornice di Acquaviva e grazie a tutti quelli che ovviamente hanno realizzato questo show con noi. Grazie, grazie, grazie. Ciao vice, salutami poca. E adesso Renato, chiudiamo in bellezza? Certo, vi dedico una bellissima canzone e mi raccomando, scaricatela da internet, nel senso buono. Vai! Si dice così, no? Trimone, Trimone. Vai! Trimone, Trimone, Trimone. Tu sei un trimone con la T di tabacchino. Fai far figur di merda a chi ti sta vicino. Anche tua madre prova, sai, tanta vergogna. Perché tu pensi che ti ha portato la cicogna. Trimone, Trimone, Trimone. Eccolo là il nostro trimone, col suo fare un po' sornione, fa il suo wap da cartone, gli è convinto tu pacchettone. Si avvicina con lo stile allo Agnet che lo vanno scansando proprio come la lepre. Marcus ci è, Marcus ci può. E col muso piccione fa il piacione. Sole? Mang muert che te le punt moia per. Pure se giri col macchinone, pure se parli con l'addizione. Che 10 minuti sei stato a Milano o dopo un weekend sei già romano. Trimone, Trimone, tutti insieme. Trimone, Trimone, Trimone. Oh yeah. Tu sei un trimone con la T di tabacchino. Fai far figur di merda a chi ti sta vicino. Se fai battute ormai da date un po' scocchiate. Ridi da solo perché a noi ce li ha bottate. Trimone, tanti angurie. Trimone, tanti salumi. Trimone. Per Messico? Trimone. A ridere forte. Dice di essere l'amico di tutti. Gli stessi lo vedono e poi fanno brutti. Segue le mode del momento. Coi santini, poi un portento. Si mette in posa e fa lo stile. Poi vendi il voto per 50.000 lire. È una banderuola al vento. Destra, sinistra, centro. Pure se ti fai selfie con i calciatori. Pure se su Facebook scrivi pimpo. Se vai allo stadio porti schimocchia. Si gratta perfino il cane con la rogna. Con te sugli spalti e palo in finale. Perché non sei un tifoso originale. Tutti! Sinus alt tremona, tu sei un trimone con la T di tabacchino, fai far figur di merda a chi ti sta vicino, anche tua madre prova, sai tanta vergogna, perché tu pensi che ti ha portato la cicogna. Trimone, Trimone. Come stai? Oh my god! Zoppa! Zoppa! Oh, Wanda, che è tutto? Io è proprio un sorte di... Renato, ma sei rimasto di nuovo chiuso fuori?